Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul canale. Innanzitutto vi chiedo scusa se sto caricando pochi video, ma sto facendo un po' di lavoretti, sto mettendo a posto un po' di cose e sto anche riorganizzando lo studio. A breve arriveranno un sacco di video. Oggi parliamo di un'altra breve storia triste, che a questo punto temo potrebbe diventare una rubrica fissa, scusate, è pieno di moscerini. Oggi c'è un'invasione di moscerini qui nel mio paese. Dicevo, temo che a questo punto potrebbe diventare una rubrica fissa. Fastidiosissimi moscerini. Comunque, oggi parliamo di Satispay. Probabilmente lo conoscete, per chi non lo conoscesse è un'app che permette di effettuare pagamenti in modo semplice, rapido e senza le commissioni, o comunque molto basse, sotto i 10 euro non dovrebbero nemmeno esserci. Infatti ormai ce l'hanno tantissimi negozi, perfino l'edicolante in paese magari a Satispay, il nostro ad esempio qui ce l'ha. Satispay in questo periodo ha ottenuto una notevole notorietà perché ha deciso di proseguire l'iniziativa cashback che è stata lanciata dallo Stato e che è stata però sospesa a fine giugno, dopo un periodo di 6 mesi in cui era possibile accumulare fino a 150 euro di rimborso su un massimo di spesa appunto di 1500 euro, con massimo 15 euro per ogni transazione, che quindi non poteva superare i 150 euro, o meglio, potevate superare i 150 euro, ma il massimo che riprendevate per quella transazione era 15 euro. L'iniziativa di Satispay è molto simile, con un massimo di 150 euro di cashback, di rimborso, a fronte di una spesa massima appunto di 1500 euro, che però saranno divisi in 250 euro mensili, quindi 25 euro di cashback massimo per ogni mese nel corso di 6 mesi. Divisi ancora non in 15 euro massimo per ogni transazione, ma in 2 euro massimo per ogni transazione, quindi su un massimo di 20 euro anziché di 150. A parte questo, è relativamente simile. E qui veniamo al punto. Tutti parlavano di questa iniziativa del cashback di Satispay perché è come se avesse sfidato lo Stato, dandogli apertamente quasi dei bugiardi, dicendo che il sistema funziona, non è vero che il sistema cashback non ha funzionato e non ha portato la gente a spendere di più con pagamenti elettronici invece che in contanti. E quindi è circolata la notizia che bastasse iscriversi a Satispay nel mese di luglio, quindi dall'1 al 31 luglio del 2021, per accedere all'iniziativa di cashback che vi ho appena descritto. Avendo un amico che ha Satispay da parecchio tempo, anni credo, sicuramente più di un anno, gli ho chiesto come fare rapidamente per iscrivermi a questo servizio. E poiché all'interno dell'app c'è la sezione inviti ai tuoi amici, mi ha mandato un link di invito tramite il quale ho potuto accedere ed entrare direttamente nella pagina di registrazione, completata la quale dovevo solo attendere la verifica dei miei documenti. Per caso, quella sera, sono entrato nel sito di Satispay per cercare di capire quali potessero essere queste tempistiche di attivazione. E qui ho visto la pagina dove veniva presentata per intero la promo, dove veniva spiegato che uno, dovevi essere nuovo cliente per poter accedere a questo servizio di cashback al 10% sulle transazioni, e due, in fase di registrazione dovevi inserire il codice cashback. Allora ho pensato, ma io la registrazione l'ho completata, non ho inserito il codice cashback, mi aveva preso in automatico il codice del mio amico. Perché avendo fatto la registrazione tramite il suo link, è un po' come fare la registrazione utilizzando il codice che trovate in qualsiasi negozio, ad esempio, ma vi vincola a quella promozione unica, che in quel caso sarebbero 5 euro per me, che sono il nuovo cliente, e 5 euro per l'amico che mi ha invitato. Fine. Quindi 5 euro. 5 euro contro 150. Hanno due pesi leggermente diversi. E allora ho scritto a Satispay e ho chiesto, è possibile che io non abbia fatto l'attivazione con il codice giusto, il codice cashback? Non mi è comparso un avviso durante la registrazione che mi diceva, se utilizzi questo codice sei vincolato, non puoi utilizzarne un altro, non puoi accedere al servizio cashback. E quindi io, nella più totale buona fede, che significa in questo caso anche ignoranza della conoscenza del servizio, mi sono precluso di poter accedere al cashback, che era sostanzialmente il motivo per cui avevo fatto Satispay. E quindi io l'ho scritto, gliel'ho chiesto, ho mandato una mail al servizio clienti e ho chiesto, è possibile cambiare il codice di attivazione, non tenere conto del codice che ho scritto e rifare magari la procedura, anche facendo decadere il controllo dei documenti, magari ho proposto io. Potreste non tenere conto della mia registrazione, chiuderla, riscontrare un problema con i documenti, tra virgolette, per cui non va a buon fine, così posso rifare la registrazione. Di contro Satispay mi ha risposto, ti confermiamo che non hai utilizzato il codice cashback e quindi non puoi accedere a questa promozione. Avrai i tuoi 5 euro e attaccati a... E io, grazie?
non c'è la possibilità di fare niente da questo punto di vista? Visto che Satispay l'avevo fatto sostanzialmente per questo motivo, perché altrimenti finora non ho mai avuto la necessità di utilizzarlo, per quanto sia un sistema effettivamente comodo anche per passarsi soldi fra amici, ma finché si tratta di andare dall'edicolante o in gelateria per pagare 2-3 euro, ma li pago tranquillamente in monete. Ho attivato Satispay proprio per il discorso del cashback, mi girano un po' le scatole. Anche qui la risposta di Satispay è stata: beh, puoi invitare altri amici e in giornate particolari puoi avere un buono non di 5 euro ma addirittura di 20 euro, che è un po' una presa per i fondelli della serie sei appena stato invitato nel giorno sbagliato, perché se venivi invitato nel giorno giusto, anziché prendere 5 euro almeno ne prendevi 20. Detto questo, la mia risposta è stata: benissimo, allora cancellatemi direttamente dal programma. Non mi interessa, cancellate i miei dati, cancellate il mio IBAN, cancellate i miei documenti, cancellate la mia registrazione, che fra l'altro nemmeno ancora è stata completata. Quindi prima deve essere completata, verificata, dopo sono registrato e dopo mi potete cancellare, che era molto più semplice se la facevate decadere e io mi riscrivevo da zero, era molto più semplice. La loro risposta anche qui è stata: se chiudi l'account devono passare almeno 6 mesi prima di poterlo rifare, che velatamente non puoi accedere di nuovo al cashback, sei fregato, tienitelo com'è, punto, ti tieni i tuoi 5 euro e tanti saluti. Allora ammetto che mi sono girato un attimo le scatole, perché comunque è un servizio clienti pessimo, di solito si cerca di venire incontro a un cliente che fra l'altro ancora non è un cliente, e io l'ho detto. Poi alla fine hanno spiegato che non possono cambiare un codice di registrazione, perché altrimenti significa venir meno al regolamento che dice che puoi solo con quel codice iscriverti, eccetera eccetera eccetera, e quindi morale, io non ho Satispay, perché alla fine poi mi hanno effettivamente cancellato loro l'utente, perché prima mi avevano dato un codice per andare nella pagina della cancellazione, compilare tutto il form eccetera, poi hanno visto che mi ero abbastanza scazzato e allora hanno detto: va bene, guarda, abbiamo chiuso noi, ti abbiamo chiuso l'account noi, abbiamo chiuso tutto quanto, ti confermiamo la cancellazione. La cancellazione però dei dati che sono registrati avverrà tra 5 anni, perché per motivi legali, qui giustamente hanno ragione, dobbiamo mantenere per antiriciclaggio eccetera i tuoi dati registrati, e poi verranno cancellati non appena decorrono i termini. Poi benissimo. Quindi, fine della breve storia triste, ero partito per fare il cashback con Satispay e alla fine non ho né il cashback né Satispay. È sempre il mio problema, perché io faccio le cose di fretta, perché magari ho 10.000 cose da fare, da pensare, eccetera, quindi non mi metto lì a leggere troppo, e questo è un problema, ne sono perfettamente consapevole. Il mio consiglio comunque sempre è sempre quello: intanto, vabbè, se attivate una promozione eccetera leggete sempre tutto. Io in questo caso mi sono fidato perché avevo un amico che era già da anni in quel servizio e che mi ha invitato, e quindi teoricamente ne doveva conoscere abbastanza. È stata da una parte una mancanza mia, d'altro canto però in fase di registrazione da nessuna parte mi veniva scritto: attenzione, hai la possibilità di accedere con un codice oppure con un altro, se utilizzi quello del tuo amico ti precludi il cashback. Viceversa, la sponsorizzazione che è stata fatta anche in siti di terze parti è stata quella: iscriviti entro fine luglio e hai il cashback simile a com'era quello precedente. Quindi, visto che ancora c'è qualche giorno per poter accedere a questa iniziativa e potersi iscrivere a Satispay e avere questo cashback, il mio scopo è precisare di scrivere cashback come codice di attivazione, tutto maiuscolo, cashback. Tutto sommato è un'iniziativa carina, non costa nulla, può essere utile. Non mi sento di consigliarvi Satispay perché non l'ho mai effettivamente potuto usare. Il mio amico ce l'ha da tanto tempo, l'ha utilizzato e si trova bene. Finora non erano mai successi dei problemi, anche questa in realtà è una scemenza. Però ecco, ci tenevo a raccontarvela giusto per farvi un attimo ridere e per mettervi in guardia dal fare lo stesso errore magari che ho fatto io. Perché poi non si scappa, una volta che avete registrato i vostri dati, fine, non è che potete registrare di nuovo un altro conto, qualcos'altro, perché la vostra carta d'identità e i vostri dati sono quelli, il vostro utente era quello, potete associare vari conti, ma il vostro utente è sempre quello. Se vi siete giocati l'utente, ciaoone. Al massimo potete farlo con la carta di vostro padre, di vostro nonno, di vostro zio. Però ecco, il vostro utente è andato. Molto bene, se il video vi è piaciuto, o meglio, se l'avete trovato utile, perché magari non sapevate di questa iniziativa e ora che lo sapete correrete a fare Satispay col codice giusto, oppure non so se avevate già Satispay, magari fatemelo sapere nei commenti come vi trovate con quest'app, se funziona a tutti gli effetti, se avete avuto mai dei problemi di qualche genere. Io mi sa che per un po' non potrò usarla perché per 6 mesi il mio account è bloccato, quindi fatemi sapere voi se funziona. Come sempre vi invito a iscrivervi al canale e noi ci vediamo a un prossimo video. Ciao!